Smokies, one hip at a time, like a broken field runner, slipping through the line. He likes the way she looks, so he calls a little wife, says don't wait up for me, I'll be working late tonight. La nostra scuola offre due corsi, un corso quinquennale e un corso triennale. La caratteristica di questi corsi è quella comunque di offrire delle attività pratiche che affiancano le attività svolte in classe. Le attività pratiche che puntano sull'allevamento degli animali domestici e poi la coltivazione delle piante. Questa scuola mi offre esperienze pratiche, esperienze tecniche sul campo. Ho la possibilità di operare all'interno di serre, di operare visite in aziende agricole del mio territorio e comunque di fare esperienze lavorative in ambienti che comunque non frequenterai tutti i giorni. E mi piace questa scuola perché mette a contatto con la natura, con gli animali e anche con le piante. Dalla pianta ornamentale alla pianta da frutta. Un particolare spazio riserviamo anche all'orto, l'attività di produzione degli ortaggi, dove quest'anno in particolare aggiungeremo anche l'orto sinergico, vicino all'orto di tipo biologico, all'orto convenzionale, tradizionale, all'orto giardino come si faceva nel Medioevo, nei castelli medievali, e all'orto in coltura protetta, quindi sotto tunnel e serra. Io migliorerei il punto di vista pratico, aumenterei comunque la quantità di ore settimanali che un alunno può fare, attività pratica insomma, per migliorare anche l'approccio al nostro territorio. L'azienda agricola è a Bettenesco e lì dentro il cortile c'è un apiario, c'è anche una stalla con vacche da latte, non tralasciando la carrellata, diciamo, su tutti gli altri tipi di allevamento, compreso il grooming del cavallo, compreso l'allevamento della capra da latte e compreso l'allevamento poi del coniglio e del pollo. Welcome to Earth, third rock from the sun. The kid guns a gas car, starts to swerve, heads for a semi-truck, jumps the curb. Truck hits a big boy in the Shoney's parking lot and flies. Tra i nostri ragazzi ci sono ragazzi che hanno l'azienda agricola, ma la stragrande maggioranza non ha l'azienda agricola, sono soltanto appassionati della natura, appassionati di animali, appassionati di piante, e noi, ecco, in modo molto elastico cerchiamo di offrire l'opportunità di cimentarsi su tutto. Io dopo avrei intenzione comunque di o proseguire il mio percorso di studi restando sempre in ambito agricolo, o mi piacerebbe molto comunque diventare un piccolo imprenditore nel mio campo, un giovane imprenditore agricolo, diciamo, o in allevamento o in agricoltura. Questa scuola mi ha aiutato molto e sono sicuro che mi aiuterà anche in futuro.